Ciao a tutti amici di EveryEye, un salutone dal Green. Oggi siamo qui con questa serie che ho iniziato sul mio canale, si chiama Zero Cam. Che cos'è la Zero Cam? Non è altro una serie in cui episodio per episodio prendiamo in esame un giocatore posizionato fuori ruolo in una rosa dove magari non ha tutti i link perfetti, per vedere come rendono questi giocatori con bassa intesa. Questo perché? Per capire se effettivamente l'intesa in gioco conta qualcosa, quanto conta, se conta. Per cui bando alle ciance, oggi parliamo di Ibarbo, che io ho utilizzato in questa rosa che state vedendo ora come ala sinistra. La sua intesa era 3, nonostante avesse comunque giocatori del suo stesso campionato e nazionalità vicini. Nel primo episodio, che potete trovare sul mio canale, abbiamo provato Walcott come attaccante e si è scoperto essere un giocatore che in quella posizione è devastante. Nei prossimi proveremo anche dei difensori, anzi se volete usate i commenti per darmi la vostra idea di quali giocatori provare, in che ruolo provare. Allora, Ibarbo com'è stato da ala sinistra? Diciamo che le proprietà intrinseche del bug che ha Ibarbo, quindi la velocità, il fatto che abbia queste 4 stelle skill e questo dribbling assurdo, le sue doti fisiche che sembrano incredibili nonostante sulla carta non siano così eccezionali, quelle rimangono uguali. In cosa però ha peccato questo Ibarbo? Beh, nel posizionamento innanzitutto in gioco era sempre fuori posizione, non era mai giusto, non c'era mai quando dovevo fare un filtrante, non c'era mai quando dovevo passarla indietro, non c'era mai quando dovevo dare una mano alla fase difensiva. Nella fase offensiva era sempre o troppo in là o troppo in qua rispetto alla linea del fuorigioco degli avversari, per cui un'ala che, se volete usare come tale, diciamo andava al 50%, perché per il resto, se gli passate il pallone e lo lanciate sulla fascia, ovviamente la sua velocità è devastante come lo è normalmente. Ovviamente il cross non è dei migliori. Una cosa buona l'ha fatta, cioè quando si proponeva per gli inserimenti centrali, quelle poche volte che era posizionato giusto, si è rivelato essere un buon giocatore. Per quanto riguarda magari gli scambi con gli attaccanti, anche lì ho fatto abbastanza difficoltà, sempre per il fatto che aveva, come potete vedere, un posizionamento mai in linea con la manovra della squadra. Ovviamente l'ho posizionato a sinistra essendo lui destro, per potermi quindi andare a creare più occasioni da gol, ma diciamo che in linea di massima non mi sono trovato benissimo, per cui assolutamente Ibarbo zero cam, anche se non è zero ma fuori posizione, fuori ruolo, con solo 3 di intesa, non ha reso sicuramente bene come ho provato con Walcott. Perché in questo caso diciamo che l'intesa si serve soprattutto, si vede, nel momento in cui costruite l'azione, il giocatore non c'è, non è presente, sembra quasi fuori dalla squadra, sempre posizionato male. Come ho detto all'inizio, se volete nei commenti indicatemi i prossimi giocatori per i prossimi episodi. Noi ci vediamo al prossimo video con la nostra qualità. Ciao belli.